Cestello. In goppa. Non l'ho visto, credo che oggi sia stata una partita un po' strana, anche perché il primo tempo, se non vado errato, la Jebreson ha fatto solo due cross e li è andata in vantaggio per due volte, per cui io alla squadra c'ho il primo tempo da rimproverare pochissimo, se non il fatto che abbiamo concesso questi due cross e siamo andati sotto i due gol. Poi ho avuto una forza di reazione alla grande, sono venuti fuori, siamo andati sul 2-1. E il secondo tempo, come avete visto, abbiamo giocato sempre la palla per cercare di andare al pareggio, però poi con un'altra punizione palla inattiva loro hanno fatto il 3-1 e ci hanno tagliato le gambe, per cui oggi devo dire che i ragazzi devono rimproverare poco, se non quei due errori che abbiamo fatto il primo tempo. Il calcio purtroppo è strano, noi giochiamo bene, poi magari voi per troppo precipitosi, voi per mancanza dell'ultimo passaggio che sbagliamo, però devo dire che la squadra oggi ha giocato, ha sviluppato tutto quello che facciamo noi durante la settimana, per cui ripeto, oggi c'è da rimproverare poco ai ragazzi. Io dico che il calcio ognuno lo vede a modo suo, e il calcio è proprio bello per questo, ognuno c'ha la sua opinione. Io dico che il mio portiere non ha avuto, cioè è stato sempre inoperoso. Poi, tranne, io ho detto prima, il primo tempo, tranne le due azioni che sono venute dalla destra e hanno fatto due gol, poi il portiere secondo me non ha fatto nessuna parata. Poi ripeto, il calcio è bello perché ognuno lo vede a modo suo. Però la squadra gente può dire che la gente è stata cinica, ma non è che... Sì, sicuramente, la Jebreson è stata cinica, assolutamente. Poi la riduzione, perché ogni domenica subiamo sempre, anche domenica scorsa il mister dell'altra squadra ha ridotto la gente solo in due secondi. No, io, noi abbiamo preparato. Noi siamo orgogliosi di questo. Sì, sicuramente, nessuno toglie niente alla Jebreson. Noi abbiamo preparato la partita apposta. Noi sapevamo che la Jebreson fino ad oggi aveva fatto 6 gol, quindi un attacco sterile, però nello stesso tempo sapevamo che ne subisce poco, per cui c'è una grande difesa. Quindi noi sapevamo questo, noi siamo venuti, abbiamo preparato la partita per questo. Poi ripeto, due pecche magari individuali in difesa ci hanno costretti a rimontare la partita, per cui io tanto di merito alla Jebreson, nessuno toglie.